Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesta da 10, non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Sono in un piccolissimo paesino delle Marche, Acqualagna. Intorno a me, imponenti strapiombi, pareti rocciose che si tuffano ripide nei fiumi, gallerie romane, boschi, querce e soprattutto lui, l'oro nero della gastronomia. Sua maestà il tartufo. Qui ogni anno se ne producono 600 quintali di tutti i tipi e solo qui il tartufo è fresco tutto l'anno. Nei ristoranti della zona l'oro nero è il principe indiscusso di tutti i menù. Tagliatelle al tartufo, coniglio tartufato, agnello al tartufo, uovo con tartufo. Insomma, qui il tartufo lo mettono ovunque. Quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Ristoranti e ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. Andiamo a prendere Gabriele, il primo marchigiano in gara. È uno chef creativo e fantasioso che cambia i colori della cucina una volta l'anno. Come posso io? Sono Gabriele, il titolare del ristorante La Gioconda. Il mio ristorante prende sede nelle cantine di un nobile palazzo della cittadina di Cagli. È tutto completamente sottoterra, fatto di pietra e mattoni in tre salette consecutive. La mia cucina è una cucina del territorio, cambia con le stagioni, però il tartufo è sempre il re del piatto. Abbiamo un tartufo di una qualità elevatissima. Per me il tartufo è bianco. Quando io dico che cucino tartufo, intendo che cucino il tartufo bianco. Vincerò perché il tartufo per me non ha segreti. Gabriele! Ciao Alessandro! Come stai? Benissimo! E allora sei a bordo, dai! Gabriele, dimmi come mai cambi i colori della cucina una volta l'anno? Sono curioso! Alessandro, sono un eclettico, ho bisogno di energie, ho bisogno di creare. Cerco di prendere energia anche dai muri della mia cucina. Molto bene! Ora tocca a Roberta, una giovane romana capitata nelle Marche. Sono Roberta, ho 28 anni e sono la proprietaria insieme al mio ragazzo di questo ristorante, l'Enosteria. Ho deciso di venire a Fossombrone da Roma per amore. Su, vieni qui, mamma mia! Noi abbiamo cercato di dare anche una proposta diversa alle persone che vivono qui. Un locale intimo, pochi posti. Noi diamo molta, molta importanza sia al cliente che al prodotto e alla materia prima. Non abbiamo cambiato il nostro menù per trattare il tartufo. Il tartufo si abbina perfettamente con tutti i nostri prodotti che abbiamo. Vincerò perché siamo una squadra di giovani, di ragazzi competenti e soprattutto perché abbiamo voglia di vincere. Ciao Ale! Ciao Roberta! Andiamo! Ciao!
Come si chiama il tuo fidanzato? Marwan. Lui ha il nome siriano e io invece ho origini arabe, perché mia madre è egiziana. Caspita, che mix pazzesco! Siete riusciti nel vostro intento? Direi di sì. Stiamo diventando un punto di riferimento per persone che cercavano qualcosa di diverso, oltre la solita pizzeria o fast food. Approfondiremo. Vediamo adesso a chi tocca. Un'altra donna, si chiama Alice e guida con grinta, dice lei, la vecchia osteria del padre, chiamato Dotto. Sono Alice, sono la titolare dell'osteria da Dotto, che si trova qui a Orbagna, nel centro del Montefeltro. All'interno del mio ristorante io sono un tuttofare. Finto di cucinare, vado a servire i miei clienti perché voglio avere il contatto diretto con loro. Gianna aveva un tutto eccezionale per il tartufo. Mi ritengo una persona semplice e determinata. La mia personalità la rispecchio anche nei piatti, piatti della tradizione. E ringrazio le mie nonne per avermi trasmesso questo talento e questa passione per la cucina. Buona, è buona. L'innovazione mi piace o non mi piace, sono più per il tradizionale, per il passato. Vincerò perché sono giovane e ho voglia di fare. Ecco la giovane grintosa Alice. Sei pronta? Sono pronta. Andiamo. Andiamo. Ciao. 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 Alice, nella tua osteria porti avanti la tradizione di famiglia, giusto? Sì. Una sola curiosità. Dotto. Dotto è mio padre. E è un soprannome, si chiama Rodolfo. Okay, eccola lì, Rodolfo, ecco, detto Rodolfo Dotto. Detto Dotto. E lui, diciamo che è stato l'ideatore di questa piccola osteria al centro di Urbania, nel Montefeltro. Bene, ristoratori, andiamo a conoscere la Emanuela, che dice di essere la regina del tartufo. Sono Emanuela, sono la proprietaria dell'osteria Braceria da Plinch. Plinch è il soprannome della nostra famiglia. La nostra macelleria è aperta dal 1898, quindi una grandissima tradizione nelle carni, ma soprattutto siamo specializzati sul tartufo. Se mi criticano un tartufo così, guarda, cioè vuol dire che non capiscono niente dei tartufi. Io mi definisco la regina del tartufo. Lavoriamo circa 200 kg di tartufo al giorno. Sono molto tosta e molto critica, lo sono con me stessa e lo sono anche con gli altri. Vincerò perché questo locale non è solo buona cucina, buon tartufo, buona carne, ma è anche tanta simpatia. La sfida sta per cominciare. Seguendo il profumo del tartufo nel centro storico di Acqualagna, si raggiunge l'osteria Braceria, dove Manuela è orgogliosa di presentare ai ristoratori il suo ristorante. Ristoratori, eccoci davanti al ristorante Osteria Braceria Specialità al Tartufo. C'è un'insegna bella grande, però è messa troppo in alto. Può penalizzare il fatto che c'è una piccola entrata? A me questo vicolo stretto mi attrae un casino. Entriamo nel vicoletto e facciamoci accogliere da Emanuela. Entrare mi ridà qualcosa di fiabesco, qualcosa di andare indietro nel tempo, non so. Emanuela, come stai? Bene, grazie. Allora, ristoratori, io sono qui per cercare il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Alla fine di ogni cena dovrete dare il vostro voto per le quattro categorie: location, menu, servizio e infine il conto. C'è poi un bonus di 5 punti che io assegnerò a chi di voi mi stupirà con un abbinamento di carne e tartufo. Voi adesso andrete a fare la vostra ispezione, mentre io e Emanuela andremo a vedere le cucine. All'esterno dà più di una trattoria un po' più tradizionale, e invece poi si entra dentro e si scopre che è un'osteria un po' più all'avanguardia. Ale, prego, questa è la mia cucina. Eccoci qua. Ciao chef, come stai? Bene, bene. Allora, piatto a base di tartufo. Cosa abbiamo qua, chef? Questa è una tartare di scottona, una cialdina di formaggio e tartufo bianco. È un uovo marinato con zucchero e sale. Qui abbiamo un tartufo bianco, quindi non deve prendere calore, mentre qualora ci fosse un pregiato nero, si abbina anche alla cottura. Si abbina ancora meglio. Giusto. Assaggio. Beh, il profumo c'è. Profumato, molto interessante. Mi piace l'abbinamento di colori tutti in gradazione, dal bianco al beige. L'unica roba che sono questi quadri, che quei pannelli attaccati al muro, non sanno di niente. Bella anche l'apparecchiatura. Coprimacchi è poco, eh? Tu dici? Tu immagina mentre mangi la posata sporca, poi va a ungere un po'
quella che è la tavola. Lasciarlo un po' a vista è un po' no, mi sembra come se diciamo fosse un po' corta al coprimacchia. Emanuela, vedo i fornelli, vedo fuochi, vedo una griglia, vedo una cappa molto pulita. Prima dell'arrivo di Alessandro ho controllato di persona che tutto potesse filare perfetto. Sono molto curioso di assaggiare pietanze a base di tartufo. Perfetto. A dopo. Grazie. L'ispezione nel ristorante di Manuela si è conclusa. Ora è il momento di assaggiare la sua proposta e di capire se il suo soprannome, la regina del tartufo, sia veritiero. Pronti? Prontissimi. Molto bene. Vi ricordo che sono alla ricerca del miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Buonasera. Buonasera anche a voi, benvenuti nella mia osteria. Saremo molto tartufosi questa sera. Credo di sì. Il tartufo migliore lo trovi qua. Grazie. Paese delle meraviglie. Prego. Io prenderei uno sformatino di polenta al tartufo e dei passatelli al tartufo. Io degli spaghetti alla carbonara con il tartufo bianco e dopo il coniglio con il tartufo nero. Per me tartare di manzo e poi provo un classico, la cotoletta. Per me cappelletti in brodo. E siccome siamo di carne, proviamo questa tagliata di manzo con il tartufo nero però. Ok. Al miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Arriva. Lui? Sì, lui. È il mio figlio. La carbonara, lo sformatino di polenta, la tartare, i cappelletti. Grazie. Cosa ve ne pare? Gabriele. La tartare di manzo si presenta molto bene, carina. Noto che ho utilizzato un unico tartufo. A me piace sempre metterne due o tre tipi di tartufi, due o tre diversi. Uno che arriva magari dalla quercia, uno che arriva dal pioppo e uno che arriva dal leccio. E quando lo metti su un piatto hai tutto quello che il bosco di migliore può dare. Va bene. Signori, assaggiamo e vediamo com'è questa prima portata. Sara, vai a origliare. Gabriele, inizio da te. La tartare di manzo è molto buona. Il tartufo, anche se è un solo tipo, ma è veramente d'Acqualagna. Fa piangere. Fantastico questo, guarda, sono lacrime proprio di gioia. Allora, Roberta, una romana che si è trasferita in zona del tartufo, quindi questo è proprio il tuo piatto. Diciamo che la carbonara non la ritrovo. Secondo me non c'è quella cremina. Troppo asciutta, ecco. Ragazzi, la ricciolina ha detto che non ritrova la carbonara. Non capisce che non puoi fare una carbonara tradizionale troppo forte che poi ti va a coprire il tartufo. Vediamo come cucina lei e poi tiro le conclusioni. La carbonara al tartufo bianco ha un errore didattico. Qual è? Il grasso animale vuole il tartufo nero. Una domanda però. Chi ha richiesto il tartufo bianco sulla carbonara? Io. Hai una scelta. Però chiamo Emanuela. Emanuela, secondo Gabriele è proprio sbagliato proporre il tartufo bianco su una carbonara. È una scelta che fa il cliente e noi proponiamo entrambe le... Didatticamente è sbagliato, dietro c'è uno chef che ha studiato quali sono gli abbinamenti e deve permettersi di dire al cliente, guarda, secondo me... Vi dico, è una scelta che facciamo fare al cliente, ecco, solo questo. Grazie, Emanuela. Prego. All'inizio sembrava la ricciolina, ogni riccio un capriccio, e poi invece è il maschietto venuto fuori. Senti, è fantastico, senti tutto il bosco. Eccoci qua. Coniglio con tartufo nero. Passatelli al tartufo bianco. Tagliata. Cotoletta al tartufo bianco. Buon proseguimento. Gabriele, com'è questa cotoletta? La cotoletta è un grande classico della cucina acqualagnese ed è venuta molto bene. Alice. Ho scelto i passatelli perché è uno tra i miei piatti preferiti. Questi sono asciutti col tartufo, devo dire che a me piacciono. Giusta consistenza di formaggio, di pane, quindi era un piatto equilibrato. Roberta, passatelli. C'è la farina nel passatello, che in realtà non andrebbe. Farina, nel passatello? Secondo me sì. Vado un attimo in cucina. Ha messo i passatelli. Chef, passatelli, come vengono fatti? Parmigiano, pane, noce moscata, limone, sale, uovo, naturalmente. Non c'è farina. Pochino di farina appena,
appena per tenerli. Allora avevano ragione. Essere... Ma... Non dico chi. Beh, immaginiamo. Grazie. Prego. Le gattine hanno tirato fuori le unghie. Roberta, avevi ragione sui passatelli. Com'è questa cotoletta? La cotoletta non è più cotoletta. Cos'è? Polpettone. Mettendoci questa salsa per legare, si è completamente ammosciato nella carne, nel tartufo. In questo caso mi hanno entusiasmato. Molto più difficile abbinare il tartufo alle carni o ai primi piatti? Alle carni. Carni. Le carni. Che non a caso è oggetto di bonus. Ragazzi e ragazzi, abbiamo i dolci. Ancora in vacanza. Il dolce con la pasta sablé. Opera. Opera. Il tiramisù scomposto. I dolci sono di un'eleganza pazzesca, molto belli, raffinati. Se criticano i dolci, cioè, è solo strategia. A me è piaciuto il dolce. Poi è molto simpatico questa caffettiera che puoi versare il caffè. Questa proposta mi ha stupito. Grazie. Abbiamo passeggiato a base di tartufo. E quindi si sa che è un cibo pregiato. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Emanuela? 2,50. 2,70. 2,65. 2,52. Troppo, troppo poco? Secondo me il prezzo è giusto, perché il prezzo del tartufo quest'anno è molto alto. Il tartufo ce n'è poco. Bene, è il momento di esprimere i vostri voti da 0 a 10 per le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 7 perché tutto sommato un interno moderno che non disgusta. Al menù ho dato 4 perché dalla cucina mi aspettavo di più. È del tartufo la regina, ma non della cucina. Al servizio ho dato 4 perché è completamente inesistente. Al conto ho dato 6 perché è coerente. Coerente con quello che abbiamo mangiato, con il tartufo, con il prezzo di quest'anno. Un menù fatto di abbinamenti semplici. Dalla regina del tartufo mi aspettavo qualcosa di più azzardato. La qualità però non si discute. Emanuela, in materia di tartufo, è molto preparata. Osteria Braceria ottiene 72 punti. A suon di tartufi bianchi e neri, la sfida è già entrata nel vivo e gli animi dei ristoratori si sono scaldati facilmente. Chissà se la regina del tartufo sarà riuscita ad aggiudicarsi il bonus con l'abbinamento carne-tartufo. La sfida marchigiana a base di tartufo si sposta a Urbania. E nel cuore della cittadina, un piccolo ristorante a conduzione familiare si presenta ai ristoratori. È l'Osteria da Doddo di Alice. Ristoratori, eccoci qua. Osteria da Doddo, questo è il locale di Alice. Ha fatto un'insegna comunque carina, riconducibile al territorio. Urbania è comunque famosa per la ceramica durantina e questo è bello. Si capisce che questo è un ristorante che serve tartufo. Da fuori io no, non lo capisco. Alice, ciao. Ben trovata, come stai? Bene, bene, benvenuti. Molto bene. Ristoratori, sì. A voi adesso l'ispezione, mentre io e te, Alice, andiamo a vedere le tue cucine. Bene, prego, entrate. Grazie. Andiamo. Secondo me ha arredato molto, molto all'antica e un po'... Sì, beh, c'ha i suoi anni. Un antico, secondo me, che non è stato curato nei dettagli. Signora, Alessandro, molto piacere. Anna. Mia madre. Mamma. Sì. C'è la somiglianza. E infatti questa sembra proprio una cucina di casa. Allora, cosa abbiamo qua? Tordi in salmì con tartufo bianco. È un abbinamento un po' inusuale che io ho voluto azzardare. È un tartufo fresco, appena fresco. Grattugiato sopra, non cotto. No, no. Crudo, diciamo. Crudo, sì, sì. Il tovagliolo però è bello. È molto casa. Ha questa ripresa comunque di piccolo gigliuccio che è tipico della zona. Queste erano le vecchie doti. Sì, le sì, doti sì, delle, signore che andavano sì, spose. Sì. Avendo conosciuto Alice me l'aspettavo brioso, frizzante. Nel locale non l'ho vista questa energia. Quando è l'ultima volta che avete preso queste cappe e le avete messe a mollo? Lo facciamo una volta alla settimana. Ah sì? Sì, sì. Ma non si vede dall'altro lato? La cappa si pulisce tutte le settimane, purtroppo è una cappa vecchia che non torna. Va bene, Alice, vado a sedermi a tavola. A dopo, Alessandro. A dopo.
Una location all'antica e un po' trascurata che non rappresenta la briosità della sua proprietaria. Osteria da Doddo non ha convinto. Ora è da vedere se Alice saprà conquistare i ristoratori con la sua cucina e la sua proposta di tartufo. Ristoratori, eccoci qua alla trattoria da Doddo. Vi dà un'idea di un posto dove si mangia tartufo? Io mi aspetto in quel ristorante una cucina di cacciagione, tradizionale, ma non mi aspetto di mangiare tartufo. Nel menù trovate solo il tartufo nero. Fortunatamente ieri mi hanno portato un etto e mezzo di tartufo. Parli di bianco? Tartufo bianco pregiato, sì. Quindi fammi capire, io trovo una carta con tartufo nero. Sì. Però, se gradisco, posso sostituire questo con il tartufo bianco, questo intendi? Sì. In questo periodo il tartufo è scarsissimo. La raccolta miracolosa del giorno non la credo. Per me, come antipasto, il crostolo ripieno di verdura di campo. Te lo farei col tartufo bianco. Accetto il tuo consiglio. E poi il cappelletto al brodo di cappone. Prendo il crostino e voglio vedere come li fai tu. Di secondo, un tacchino con tartufo nero, quello. Io prenderei invece le sfumatine di zucca. Uno sformato sempre di zucca. Con il tartufo bianco. E mi consigli qualcosa per le carni? Ti posso consigliare un filetto al tartufo bianco. Va benissimo. Una tagliatella classica. Poi tordo in salmì alla Doddo. Col tartufo bianco? Proviamolo col nero. Interessante. Allora, hanno scelto, ragazze. Tu vai a sentire il vino, puoi sentirlo tu. Certo. Salve, buonasera. Ciao. Ciao. E tu sei? Fratello di Alice. Sono qui per chiedere il vino. Che uvaggio è questo IGT? Perdonami, che non lo conosco. Questo non glielo so dire, devo essere sincero. Ma sei sommelier? No, non sono sommelier. E perché sei venuto tu a tavola? Mia sorella mi ha mandato. Capisco che è un ristorante a gestione familiare, però il fratello l'ha preparato. Se no, che figura fa? Andiamo, andiamo, dai. Dai. Aspetta, fammi mettere una fetta di questo. Aspetta, fammi mettere no, una... No, Andiamo. Allora, crostini con tartufo bianco pregiato, tagliolini con del tartufo bianco pregiato, crostolo con caciotta d'urbino e tartufo bianco pregiato, sformato di zucca al tartufo bianco pregiato. Buon appetito. Grazie. Grazie. Devo dire che il tartufo fa un ottimo profumo e la maturazione è veramente giusta. Bene, ristoratori, allora assaggiamo. Lori, vai a sentire di là, sono curiosa di sapere cosa dicono. Il mio tortino di zucca è veramente eccellente. Per me è stata veramente una sorpresa, sai, sono quegli abbinamenti caserecci, quelli dialettali. La tagliatella manca di sale e tartufo inesistente. Posso capire che non lo senti bene su qualche altra pietanza, il crostolo col formaggio, ok, la tagliatella questa è il... La regina. La regina, ecco. La tagliatella si sentiva che era fatta in casa, ma era povera di tartufo. Trovano che c'è poco tartufo nella tagliatella. Ah, me l'hai portata via, io ce ne volevo mettere ancora. Lo so. Questi sono i tordi in salmì al nero per Alessandro. Grazie. Filetto a tagliata al tartufo bianco, cappelletti al brodo di cappone, tacchino alla brace al tartufo nero. Il tartufo nero che nero è? È nero pregiato. Questo. Sì. Non sei convinta? Non sei convinta? No? No. Neanche tu? Neanche no. Io. Neanche te? Tutti e tre. Ne capiva niente, cioè... ha dato l'impressione di non avere mai avuto a che fare con il tartufo. Io gli ho detto che era un nero pregiato. No, non è un nero pregiato questo. Questo è un uncinato, ma è un pochino più marrone, ma non è proprio uncinato perché la venatura è molto piccola. Ma perché devi dire una cosa che non è? Questo è il nero normale. Porca tua figura del merda. Cosa mi dici della tagliata, Gabriele? Peccato la cottura che è sbilanciata un pochino sul medio-alto. Molto buona la carne. Non prediligo mai abbinare il tartufo bianco sulla carne rossa, perché la parte ferrosa della carne rossa va in contrasto decisamente con l'aroma del tartufo bianco. Cosa mi dici del tordo, Emanuela? Si sentiva poco il tartufo. Roberta. Il brodo è buono, il tartufo anche. All'interno magari avrei preferito un ripieno fatto di una carne più grassa, però il brodo di cappone è assolutamente buono. Signori, passiamo al dolce. Dolce. Semifreddo alla vaniglia con squaglio di cioccolato bianco e tartufo bianco. Lattarolo.
tiramisù alla Doddo, panna cotta con le visciole fatte da noi. Ok. Ali, stai tranquilla. Tranquilla. Io sono tranquilla. Non sembra. Voglio che assaggiate questo dolce. Questo è il dolce con sopra una grattata di tartufo bianco pregiato. Mi piace proprio l'abbinamento. Assaggia, Gabriella. Che mi dici? Dico che è buono. Non mi è mai capitato di trovare un abbinamento così azzeccato. Brave, ce l'abbiamo fatta, dai. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso questa sera qui da Alice? 187. 208. Roberta? Per me 230. 230. Abbiamo speso 218. Coerente. Secondo me ci sta. Ci sta. E allora a questo punto vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 5 perché mi aspettavo un posto un po' più curato. Al menù ho dato 5 perché non mi è piaciuta questa cosa che non c'è una parte dedicata al tartufo bianco. Al servizio ho dato 4 perché sono state sbagliate delle cose fondamentali. Al conto ho dato 7 perché è fin troppo onesto. Ho apprezzato l'impegno di Alice nel voler mantenere vivi i sapori di una volta. Un consiglio per migliorare il servizio: più attenzione ai vini. Bella invece l'idea del tartufo nel dolce. Mi ha stupito. Osteria da Doddo è a 66 punti al secondo posto della classifica parziale. I ristoratori hanno avuto delle perplessità sul servizio, ma hanno apprezzato la cucina genuina della mamma di Alice. Sulle orme del tartufo, la sfida arriva al ristorante La Gioconda. Gabriele attende i ristoratori in un antico palazzo nel centro di Cagli. Ristoratrici, siamo di fronte al ristorante osteria La Gioconda, che è il ristorante di Gabriele. Emanuela, dammi una tua impressione a caldo. Vedo molti adesivi, ma non vedo nessuna indicazione delle specialità a base di tartufo. Quindi buon cuoco, ma pessimo comunicatore. Cucina sofisticata, cucina casalinga. Cucina un po' sofistica, come si dice da noi. Da noi si dice da fighetti. Ciao Alessandro! Come benvenuta, stai? Benvenuta Cagli, benvenuta. Sei pronto, Gabriele? Prontissimo. Andiamo a controllare le tue cucine. Ristoratrici, buona ispezione. La location la trovo molto elegante. Un abbinamento di colori che a me piace. Non invidio il posto perché siamo sottoterra. E io sottoterra ci vorrei andare il più tardi possibile. Eccoci qua. Piccola, però piccola, secondo sì. Me hai tutto, no? Parliamo subito di bonus. Vai. Tartufo abbinato a un secondo di carne. Faraona, cotta a bassa temperatura, tartufo bianco. Volevo far assaggiare qualcosa che nasce sulla quercia, quello che nasce sul sanguinello, che è questa piantina piccola piccola che si fa solo nei fossi delle Marche. E poi volevo darti questo terreno differente, che è quello della pietra, del sasso. Vado? A me piacciono molto questi quadri perché ricordano il nostro territorio, le nostre colline verdi. I quadri sono appesi ovunque, forse un po' troppi. Ti senti un po' osservato da queste gioconde che ti seguono un po' per tutto il locale. Alessandro, gli acqualagnesi amano tenere la trifola completamente chiusa. Ah, quindi lavori con trifola chiusa? Completamente. E io decido lo spessore okay. Che darò al tartufo. Quanto potrebbe costare un piatto di questo genere? Questo costa 39 euro. Perfetto. Giusto per far capire quanto è pregiato. Con il prezzo di mercato di oggi. Ok. Poi domani potrebbe cambiare. Ah, sì. In una settimana ho stampato 7 volte la carta del tartufo. Mi siedo a tavola, Gabriele. Grazie, perché voglio assaggiare la tua cucina. Sotto lo sguardo vigile della Gioconda si è conclusa l'ispezione nel ristorante di Gabriele. Signore! Innamorato della sua cucina e della sua proposta di tartufo, non vede l'ora di fare assaggiare i piatti alle 3 ristoratrici. Molto fortunato questa sera. 3 donne al tavolo. Buonasera! Eccolo qua, come stai Gabriele? Benone. Vedo solo tartufo bianco sul sì, menù. Sì, siamo nella stagione del tartufo bianco, siamo nella terra del tartufo bianco. Io propongo il tartufo bianco. Dare solo il tartufo bianco è come vincere facile. Col tartufo bianco è buona anche una ciabatta. Cosa ve ne pare di questa carta, Roberta? Allora, a me piace. Alcune foto però sono agghiaccianti e soprattutto il tartufo mi dà l'impressione quasi che mi danno sempre lo stesso. Eccoci qua, signorina. Eccoci qua, siamo pronti. Immaltagliati in crema di cialdina di parmigiano e tartufo bianco. A seguire il corsino.
Allora, a me uovo fondente cotto a 62 gradi e dopo mi prendo le mezze lune con ripieno liquido. Per me le uova strapazzate con tartufo bianco, poi passatelli asciutti. Passatello, tagliolini, farò. Grazie. Riccardo, questa è la tua salsa per te. Questo qui è per la regina, giusto? Sì. Così glielo facciamo vedere come si fa un piatto con il tartufo. Prego signori, tagliatelle al tartufo bianco, un crostino al tartufo bianco, fondente al tartufo bianco e un uovo strapazzato al bianco. Oh, prego. Allora, buon appetito ancora. Donne, assaggiamo. Roberta. L'uovo ha la giusta consistenza. Appena l'ho aperto è uscito fuori tutto il tuorlo nella consistenza giusta e mi è piaciuto da morire. Il tartufo anche è ottimo. Emanuela. C'è un tartufo amaro. Un tartufo amaro? Amaro, mi è rimasto l'amaro in bocca. Dipende da qualcosa? Le motivazioni potrebbero essere comunque anche dalle varie salinità che ha trovato nel terreno. Ah, ok, quindi è una cosa che può capitare anche naturalmente. Può capitare, sì. La regina del tartufo? Sì. L'ha trovato un po' amaro. Amaro? E adesso gli portiamo lo zucchero, no? Roberta, hai sentito anche te questo amaro? No, forse non ho il palato così fine, ma no. Scusami, mi puoi chiamare Gabriele, per favore? Sì. Grazie. Gabriele, ti voglio all'ottavo. Vado subito. Gabriele. Sì. Qui tre tipi di tartufo. Sì, certo. Questo qui più bianco. Sì. A Emanuela risulta una nota leggermente amara. Non esiste il tartufo amaro, il tartufo dolce. A volte questo amaro viene dato anche quando il cavatore, se non lo tiene bene, prende una profumazione e un sapore un po' particolare. Questo tartufo l'hanno cavato questa notte, credo che neanche era giorno. Allora forse dipende da quello, perché appena raccolto il tartufo non sprigiona subito. Ha fatto tutta una giornata, quindi no, penso no. Che beh, ormai... Mi sembra che giustamente wow, siete su due posizioni completamente diverse, però noi continuiamo con la nostra cena. Certo, buon proseguimento. Grazie Gabriele. Grazie. Secondo me, se quello è il gusto del tartufo, perché magari è più o meno maturo, non ha nessuna colpa né Gabriele né il tartufaio che gli ha venduto il tartufo. Mi facciamo una cialda, per favore, mamma? Guarda, è no, è perché l'ha fatta da tutto. Rifacciamo immediatamente, forza? Ne posso più. Non me lo faccio sopportarlo tutti i giorni. Eccoci qua. Signori, abbiamo la mezzaluna, quindi parmigiano e tartufo, il maltagliato rimpastato con friglia di polenta e croccante di parmigiano, la faraona cotta a bassa temperatura sotto vuoto e il passatello con la fonduta di formaggio. Molto bene. Passatelli, Alice. Avrei evitato di aggiungerci il limone, perché mi prevale in bocca questo sapore di limone, mi deve prevalere il sapore del tartufo. Il limone è tale da sovrastare il tartufo? Sì, il limone sovrasta il tartufo, sì. Però il passatello, tutto sommato, era fatto bene. Non ritrovo la ricetta originale del passatello. C'è farina? Secondo me sì. Questo passatello mi sta mandando al manicomio, perché abbiamo avuto già questo problema. Vado in cucina. Bene. Chef! Ale! E mamma chef! Passatello, c'ha farina o no? Mamma, sul passatello ci mette farina o no? Pochino sì. Ah ah! È già la seconda volta che lo incontro, quindi vuol dire che è proprio un'abitudine della zona. Sono arrivato alla conclusione che ad Acqualagna il passatello va con la farina. Non è la prima volta. Ma non è la ricetta, perché non sono buoni a legarli col pan grattato. Non sono buoni significa che non è buona né lei né loro. Cioè il passatello con la farina diventa uno strozzaprete. Tu c'è scritto passatello rivisitato? No, c'è scritto passatello. Vorrei vederla fare il passatello. Alice, vi ricordo che carne e tartufo è oggetto di bonus. L'abbinamento faraona-tartufo mi è piaciuto. Carne tenera che si sposava bene con il tartufo e anche con il purè. Pera rock, pasticceria secca, gli gelati. Spuma di yogurt. Grazie. Prego. Assaggiamo e vediamo com'è. I dessert non mi hanno entusiasmato più di tanto, non mi hanno colpito. A me il gelato è piaciuto. Gelato fatto in casa, no? Gelato fatto in casa. Mi è piaciuto. Ristoratrici, siamo arrivati al termine della nostra cena. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Gabriele? 380. Secondo me 300 euro. 275. 344.
è un po' caro. Potete esprimere i vostri giudizi da 0 a 10 per le quattro categorie. Vado a prendere il taccuino. Alla location ho dato 4 perché chic va bene, ma non in un seminterrato. Al menù ho dato 6 perché mi aspettavo qualcosa di più innovativo. Al servizio ho dato 6 perché avrei preferito un cameriere che mi coccolasse un po' di più. Al conto ho dato 4 perché l'ho ritenuto esoso. Comunque abbiamo preso uova. L'uovo costa 27-30 centesimi. Una location sotterranea dal fascino antico. Gabriele è uno chef estroso ma molto preciso. Se parli a sproposito del suo tartufo, va su tutte le furie. Vincerà lui il bonus? Il ristorante La Gioconda si posiziona al secondo posto con 70 punti. Molti apprezzamenti, ma anche qualche critica pungente. Gabriele, orgoglioso e sicuro della sua cucina, non si è lasciato intimidire. La sfida per il miglior ristorante di Tartufo si conclude a Fossombrone. È il momento di Roberta e della sua enosteria. Ristoratori, siamo al nostro ultimo ristorante, l'Enosteria e il ristorante di Roberta. L'Enosteria nasce con l'intento di nutrire l'anima oltre che la pancia. Questo è tutto da vedere, bisogna provare per credere. Ciao Ale! Ciao Roberta, come stai? Bene, benvenuti al mio ristorante. Siete pronti per questa nostra quarta giornata insieme? Prontissimi. Ristoratori, a voi l'ispezione e io e te, Roberta, andiamo in cucina. Questo stile un po' retro che non rispecchia la personalità di Roberta. Mi aspettavo un locale più giovane, moderno. Ho trovato una cosa vecchia, cupa. Sono rimasto male. Buongiorno. Lui è il tuo fidanzato. Sì. Nonché chef di cucina. Parliamo di bonus, parliamo di secondo di carne abbinato al tartufo. Raccontami com'è fatto il piatto. Semplicemente una knel di tartare, abbiamo accostato della maionese fatta in casa dolce alle castagne, poi abbiamo delle castagne sbriciolate e tartufo nero liscio di campo. E devo dire che ha un bel profumo. Senti, sembra il tappetino del bagno quando fai la doccia per non bagnare il pavimento. Invece è carina, ma ci ho messo un pochino per accorgermi. L'erbetta aromatica sul tavolo. Sì. Salvia. Menta, timo, cappe pulite, gambe, triglie. Vedi, sono diventati un cubo. Non possono stare così. Completamente ghiacciate, buttate dentro così, non è igienico. Mi dispiace se tutto ciò compromettesse una mia vittoria. Mi raccomando, è una sfida, è là. Sono agguerriti. I tre ristoratori hanno trovato da ridire anche sull'ultimo ristorante. Eccoci qua. Ora tocca a Roberta dimostrare ai suoi agguerriti avversari che la sua cucina a base di tartufo sia la migliore. Ristoratori, la nostra ultima cena insieme. Buonasera. Roberta. Benvenuti. Buonasera Roberta. Io direi che iniziamo con gli ordini e poi andiamo al vino. Per me un carciofo salva cremasco dopo tartufo bianco pregiato. Sì. E il panzerotto gratinato cremoso di casciotta d'Urbino. Ok. Il tagliolino di farro biologico con tartufo bianco e il rollè di sella di coniglio, sempre il tartufo bianco. Il cappelletto della tradizione e poi l'uovo. Tagliatelle, di secondo... Ci sono i passatelli? Se lo volete si può fare. Io sì! In brodo col tartufo bianco. Sì, sono goloso. Poi, vino, 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 incrocio Manzoni. Grazie. Grazie a te. 5 minuti. Eccomi. Prego. Incrocio Bruni. Sì. Incrocio Manzoni. Questo è incrocio Bruni 54, eh? Allora ho sbagliato bottiglia. Ma incrocio Bruni io ho scritto sulla comanda, mi è stato detto incrocio Bruni? No. No, lui ha detto incrocio Manzoni. Mi hanno chiesto un vino che non c'è. Non ci credo. Quindi questo è finito? Non è finito, è che loro non lo producono e quindi io devo aspettare marzo che me lo rifanno. Quindi adesso tu non lo hai a disposizione? No, però io già l'avevo messo in carta. Consiglierei di mettere in carta i vini che ci sono in cantina e non quelli che forse potrebbero arrivare. Così il cliente sa esattamente cosa può scegliere. Io preferirei più darvi un verdicchio. E allora dacci un verdicchio, dai, scegli tu.
Io avrei detto, scusate ragazzi, il vino che avete chiesto non è disponibile, non far finta di niente. Oh, vi ho detto, non c'è il vino fino a marzo, che facciamo? Ah, ma lascialo, tanto con il tartufo prendono i vini marchigiani. Vai. Carciofo con tartufo bianco pregiato, tagliolino con scampo, curcuma e il tartufo bianco pregiato, una tagliatella della tradizione con tartufo bianco pregiato, sì. E dei cappelletti della tradizione fossempronese e buon appetito. E grazie. Assaggiamo. Aspettiamoci il delirio, fuochi e fiamme. Alice. Il carciofo non mi è piaciuto. Io in bocca ancora sento il carciofo, non sento il tartufo. Che stai facendo? Il tartufo dà l'impressione di essere un tartufo molto maturo, un pochino più avanti rispetto a quello che dovrebbe essere di solito. Ci possiamo far portare il tartufo? Chiediamo. Roby, ecco. Ti chiamo Borghese. Il tagliolino al farro rimane dolce e con il tartufo non mi entusiasma. Una curiosità, c'è ancora il tartufo che hai grattugiato? Certo. Me lo porti, per favore? Certo, come? Grazie. Gabriele, com'è? I cappelletti buoni, il tartufo emerge, forse la quantità era un po' piccolina, ma... Si parla di 6-7 grammi a porzione, c'è scritto sul menù. Sì. Confermate? No. No, assolutamente. Ma no, ma proprio, no. Ma neanche... Ecco. Allora, questo è l'ultima parte che è rimasto. Quando inizia a diventare tendente al marrone, all'arancione, sì, vuol dire che inizia ad avere qualche giorno in più. Il tartufo di peggior qualità che ho incontrato nei 3 ristoranti. Altra cosa. Sì. Mi fai venire lo chef cortesemente. Chef, puoi andare in sala. Stai tranquillo. Domande, domande, domande. Buongiorno. Prego. La nostra perplessità era sulla grammatura del tartufo. Io peso i 6-7 grammi che vanno in un piatto. Nel mio piatto non c'erano 7 grammi. Allora, io peso il tartufo, sono a 30 grammi e l'ho diviso per 4. 6 per 4, 24. Allora, siete stati più fortunati, ragazzi, mi dispiace. Allora, a me è andata male. Una questione di distribuzione. Ma non c'era 7 grammi di tartufo. A lei ho pagato una tagliatella di più di quanto oggi loro pagheranno la mia e ce n'erano, sì e no, 4 grammi. Allora, rondè di coniglio e tartufo bianco, panzerotto, ricotta e spinaci e tartufo bianco pregiato scagliato, crostone di pane con uovo poché, tartufo bianco e spinaci, passatello della tradizione, sì, tartufo bianco. Bene, grazie e buon appetito. Grazie, grazie. Prego. Io sto partorendo praticamente. Cosa mi dici, Gabriele? Il mio crostone con l'uovo poché, cottura dell'uovo perfetta. Il tartufo? 7 grammi di tartufo sicuro e anche di più. Parliamo di passatelli. Il passatello in brodo è buono. Ti è piaciuto? Bene. Emanuela del passatello pensa che sia molto buono. Scusate, che abbiamo un futuro, i passatellai della zona. Si è riscoperto il passatello originale della nonna Peppa. Gabriele, abbinamento carne tartufo. Ni, perché manca una salsa che lega il tartufo dalla carne asciutta del coniglio un po'. Secondo me la carne bianca si sposa bene al tartufo bianco, però anche lì avrei preferito una carne più bagnata. Frollino fatto in casa da noi, tiramisù rivisitato, poi gelato alle nocciole, frolla, cioccolato bianco. Grazie. Prego, grazie a voi. Finalmente abbiamo finito il servizio. Secondo me quei dolci li abbiamo colpiti. Alice. Questo gelato mi è piaciuto. Emanuela, com'è il biancomele? Buono? Normale. I dolci tutti e 4 buoni, impiattazione carina, piacevole, colorata. Eccoci Roberto. Ti ringrazio. Prego. Allora, ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso oggi qui da Roberta? Secondo me oggi abbiamo speso 180 euro. 260 euro. 245. Abbiamo speso 309 euro e 50 centesimi. Mamma mia, un conto esoso, io ho proprio sballato di brutto. Oggi si tirano le somme. Vado a prenderli da qui. La location ho dato 6 perché ho voluto dargli un premio di incoraggiamento. Al menù ho dato 5 perché, pur avendo delle basi molto buone, la parte, quella che doveva predominare del tartufo, era veramente pessima.
Al servizio ho dato 5 perché Roberta è una che critica e non sa, molto presuntuosa. Al conto ho dato 6, l'ho trovato un po' caro. All'enosteria si respira un'atmosfera un po' retro. Ma sia in sala che in cucina regna la gioventù. Bisogna fare più attenzione al servizio, altrimenti si rischiano brutte figure. Anche la quarta è stata una cena animata e tagliente. I ristoratori hanno mosso più critiche che elogi, soprattutto al servizio. Perplessità anche sulla quantità di tartufo presente nei piatti. Con 59 punti, l'enosteria scivola all'ultimo posto. Ristoratori, ci siamo. È arrivato il momento della verità. Qui c'è il nome del vincitore. Ma per sapere chi è, dovrete salire in macchina. E io vi aspetto di fronte al ristorante del vincitore. Per i 4 ristoratori di Acqualagna è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori, eccoci alla resa dei conti. Sono venuto ad Acqualagna alla ricerca del miglior ristorante di tartufo delle Marche, quello che voi chiamate il re del bosco. È arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Emanuela, metti una mano sulla cloche. Alza. Cosa leggi? 72. Quale voce ti colpisce di più? Il menù. Quanto hai preso con il menù? 15. Gabriele, tu quanto hai dato al menù di Emanuela? Penso 4. Pensi bene. Penso che sia stata la cena dove ho sentito meno il tartufo. Roberta, quanto hai dato al menù di Emanuela? 4. Vuoi motivarlo? Perché non sono riuscita a mangiare tutto e da cliente non tornerei nel tuo ristorante. Emanuela, 2 su 2. Io penso comunque che anche i piatti che hanno preso non sono forse i piatti ideali per degustare il tartufo. Per me è stato un problema di tecnica, di cucina. Anche secondo me. Cioè, secondo me la scelta del tartufo e della materia prima era buona, mentre le cotture non mi sono piaciute. Roberta, è il tuo momento. Alza la cloche. Cosa leggi? 59. 13 punti dietro Emanuela. Qual è la voce che ti penalizza di più? Servizio, 13. Gabriele, tu quanto hai dato? 4. L'ho trovata impreparata sul vino e poi mi ha anche risposto stizzita quando mi facevo notare un'osservazione. Ho risposto così perché mi erano sembrate delle puntualizzazioni che non andavano fatte. Hai sbagliato il vino? Ho portato al tavolo il vino sbagliato, ma non perché l'ho fatto apposta. No, ci mancherebbe. Il menù non ti ha fatto raggiungere la sufficienza. Quanto hai preso? 15. Abbiamo 3-5. Alice? Non avrei mai messo il carciofo col tartufo, che sono due sapori totalmente opposti. Non li avrei mai proposti ai miei commensali. Noi facciamo appunto degli abbinamenti azzardati. Il carciofo è un azzardo che piace e quindi funziona. Se non vi è piaciuto, mi dispiace. Roberta, io al tuo menù ho dato 7. C'erano alcune cose che mi piacevano, altre meno. La giovane età di chi c'è in cucina, secondo me, ogni tanto va anche premiata. Andiamo avanti. Alice, mano sulla cloche. Alza. Cosa leggi? 66. Sei seconda. Emanuela, al menù quanto hai dato? 5. Per quale motivo? Sono stati sbagliati alcuni piatti. Il fatto che comunque tu non conoscessi bene le varietà di tartufo, ma soprattutto se tu non conosci i periodi di raccolta, non riesci anche a comprare il prodotto migliore. Ma lì c'è stato un equivoco tra me e mia madre. Si è rifornita da un suo amico e quindi c'è stato un equivoco. Roberta, tu quanto hai dato al servizio, perdonami? 5. Giusto. Mi sono resa conto subito del fratello che magari era un po' impacciato, quindi avrei preferito magari che ci fosse stata più di lei. Lì, secondo me, ha giocato l'emozione, purtroppo ci sta e... amen. Gabriele, come pensi di esserti posizionato? Spero 3. Mano sulla cloche. Alza. Cosa leggi? 70. Sei secondo, non 3. Meglio. 2 punti dietro a Emanuela. C'è una voce che ti stupisce più delle altre? Il servizio, 16. Emanuela, quanto hai dato al servizio di Gabriele? Al servizio di Gabriele ho dato 5. In un location di quel tipo e con la cucina che lui propone, mi aspetto un servizio impeccabile. Mi fa ridere, questa è una cattiveria proprio bella e buona. Mi fa sorridere proprio. Quanto hai dato al menù? 5. Motivazione?
Ho trovato i piatti sempre lo stesso sapore, essendo lui comunque conosciuto per la sua cucina, mi aspettavo quella sera molto di più. Posso continuare a dire che sono cattiveria e probabilmente mi temeva e quindi... Su questa cosa ragione, io sono stato molto onesto, questo invece mi sembra una scorrettezza. No, sicuramente quello che temevo di più eri tu. Mi dispiace che non hai apprezzato le tecniche, sai, le tecniche sono da parlati sopraffini, non tutti riescono ad apprezzarle, succede. Ristoratori, al momento la classifica provvisoria vede Emanuela al primo posto con 72 punti, secondo Gabriele con 70, segue Alice con 66 punti, chiude la classifica Roberta con 59 punti. C'è ancora il mio bonus, ovvero il premio di 5 punti. Vi ho chiesto di stupirmi con un abbinamento di carne e tartufo. Dopo aver assaggiato le vostre proposte, devo dire che chi mi ha convinto di più? Sei tu, Alice. Perché il sapore forte del tartufo ha fatto sì che impreziosisse il torto, rendendo questo un perfetto matrimonio d'amore. Ti ringrazio. Con il mio bonus, Alice sale a 71 punti e si posiziona tra Emanuela e Gabriele. Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è, dovrete salire in macchina e io vi aspetto di fronte al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Alice, ti ho trovato molto inesperta. Questo lascialo dire a chi viene a mangiare. Io lavoro il tartufo per tutta la stagione. Non riconoscere un aestivum da un uncinatum non è conoscenza. Non mi sento un'esperta del tartufo come lo sei tu. Di cucina ne so più io e non vedo dove ci sia questo lato negativo che tu vedi in me. Non conoscere la materia prima fondamentale per un territorio lo trovo abbastanza grave. Manuela, non sei stata onesta e il che mi ha proprio dato fastidio, perché mi hai dato anche 4 sulla cucina. Dicendo no, che no, sulla cucina 5. No, 5. Ah beh, scusami. Dicendo che tutti i piatti sono uguali. No. Manuela, 20 anni che fa sto mestiere, se dopo 20 anni io faccio tutti i piatti uguali, cambio mestiere. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha ribaltato il risultato finale della sfida. Ed è Gabriele il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Complimenti Gabriele! Grazie, il tuo Alessandro. È il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Grazie. Perché con il suo uso sapiente dai valore alle materie prime e ai tuoi piatti che diventano creativi come te. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Cosa ne farai? Non la investirò nella mia attività, ma nell'attività di tutti. Voglio realizzare una guida per mangiare il tartufo nella via Flaminia. Complimenti! Complimenti a tutti! Complimenti! Grazie a tutti! Bravo. Evviva! Grazie! Alle mie sfidanti, tutte donne! Bravissime, guarda! Bravissime! La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante La Gioconda di Gabriele, al secondo Osteria Braceria di Emanuela, segue Osteria da Dotto di Alice, vincitrice del bonus, e in ultima posizione l'Elosteria di Roberta.